Allora, Ma abbiamo già fatto la 10, sì. sì, la 9 abbiamo fatto. Cioè, no, cominciamo da montato, poi c'è ancora l'8 che è la sua. Numero 9 del vicepresidente Cometa, cooperativa sociale, centro sociosanitario Sacro Cuore, rinnovo, convalidazione, accreditamento istituzionale, RSA, posta acuti, eccetera. Va bene. Poi, allora un attimo il fuori sacco dell'assessore Montaldo, programma intramenio, decreto legislativo 502 del 92, 5, struttura poliambulatoriale via Sardegna alla Spezia, aggiornamento programma, acquisto attrezzature. No, comprano la roba. E poi Quando è che andiamo a spezzare invece noi? Alle 25. Tu vedi quando fai il tuo consiglio? Sono stata alle 5 e mezza, devo vedere se riesco a girare delle cose, perché era presto, avevo messo le cose alle 6 a gennaio. Vabbè. Ed è sempre vicepresidente, approvazione criteri, assegnazione crediti ECM ai professionisti incaricati attività di tutorato in stage e tirocini obbligatori per conseguimento laurea, abilitazione, scuole, specializzazione e corsi triennali di formazione specialistica medicina generale. Altro. Direi di no. Grazie. Allora, adesso torniamo un attimo all'ordine del giorno. Allora, al numero 8 del Presidente, concessione del contributo per la comunità montana Alta Val Bormida, in liquidazione a valere sul fondo unico, legge regionale 7 del 2001. 11. Assessore Barbagallo, piano finanziario 2014, previsto ai sensi della Convenzione Regione Liguria, Corpo Forestale dello Stato, approvazione modifiche e riparto fondi tra i capitoli 460 e 381. Numero 12. Assessore Barbagallo, disposizioni attuative della Banca Regionale della Serra, modalità operative di implementazione, tenute, aggiornamento della relativa base dati informatizzata, articolo 6,6, vabbè c'era un errore che abbiamo corretto, legge regionale 4 del 2014. Poi la numero 13 dell'assessore Guccinelli, rinviata. Numero 14, assessore Paita, metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e modalità operative per l'accertamento dei risultati annuali di raccolta differenziata raggiunti nei comuni liguri. Sono nuovi codici dei rifiuti. Numero 15, assessore Paita, PQ, tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche, provincia di Genova. Lavori di realizzazione nuova fognatura in via San Marino in comune di Pogorno, impegno di euro 93.886,48. Numero 16, assessore Paita, articolo 4, legge regionale 28 del 2009, adozione delle misure di conservazione dei siti marini liguri appartenenti alla regione biogeografica mediterranea. Numero 17, assessore Paita, proroga piano di utilizzo terre, articolo 5, decreto ministeriale 161 del 2012, variante alla statale 1 Aurelia, viabilità di accesso all'uso portuale di La Spezia, terzo Solo la lotto. proroga. Non è che c'è niente di nuovo. Parte Sì, stanno facendo tutto il lavoro di ricognizione nel cantiere, ci sono già. Numero 18, assessore Vesco, definizione dell'indennità giornaliera da corrispondere alle persone avviate ai cantieri scuole lavoro, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 30 del 2008 per l'anno 2015. Sì, valutiamo che per 20 anni era 46 euro, ferma da 43 anni, la portiamo a 50 euro. Del Presidente, concessione del patrocinio del logo della Regione Liguria ad iniziative varie. Dell'assessore Rambaudi, realizzazione del progetto regionale denominato Informate Connesso 2 nell'ambito delle politiche giovanili, iniziative per concorso online, approvazione e regolamento.
dell'assessore Rossetti, variazione per euro 20.000 al bilancio 2014, ai sensi dell'articolo 7, legge regionale 42 del 2013, adeguamento a capitoli di entrate e di spese relativi alle contabilità speciali, 12° provvedimento. Assessore Rossi, criteri di valutazione per le istanze di contributo presentate ai sensi dell'articolo 22 della legge, secondo comma 1-2, della legge regionale 40 del 2009, modifiche e integrazioni alla deliberazione numero 1247 del 2013. Del Presidente, adesione ad iniziative di interesse regionale, legge regionale 21 dell'86, promosse da associazioni varie. È l'ultimo? No, no, diceva io. Ah, no. È l'ultima questa delle iniziative di interesse regionale. È l'ultima, cioè non no, ne facciamo una ancora. Ci hanno detto, vabbè, l'impegno perché l'abbiamo fatto. L'impegno di euro 81.900, non è perché era. Poi dell'assessore Berlangeri. Lo rinviamo? Va bene? Va bene. Allora, assegnato, va bene, no? Assegnazione a favore dell'Agenzia in Liguria del contributo per l'attività promozionale per il 2014, affidamento in carico per iniziative promozionali in occasione di Expo 2015, impegno di euro 400.000. Explore. Una cosa che avevamo fatto in parte. Il PAN è la metà, il 100 è scuola, il 200 è l'attività ordinaria. Degli emendamenti dell'assessore Rossetti, emendamenti al disegno di legge 162 del 2014, disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale della Regione Liguria, legge finanziaria 2015. Cosa firmate? Sì, direi di sì. Forse c'è una delibera. C'è mica una delibera fuori sacco che mi avevano preannunciato. Rimodulazione, calcolo, Valgraveglia, qualcosa che era l'impegno della ragioneria. Questa da vedere. È l'ultima? Perché era importante. Sì, sì, ma ce l'abbiamo ancora 20 minuti. Perché questa è importante per la strada del secondo green. Scusa, ce l'ho. Non me la fa. Poi non la prendo. Che deve essere fatta in firma congiunta, assessore Paita e Guccinelli. È la rimodulazione del regime IVA per settembre. Firmo tra due. Ah, va bene. E poi una comunicazione del Presidente. Festività di Santa Barbara, la richiesta del Gonfalone il giovedì 4 dicembre alle 10.30 nella Basilica di San Lorenzo. Vediamo la cartellina di IVA, dai. Abbiamo messo qui province, città metropolitane, i comuni come scheda. Niente, venerdì prossimo, avendo fatto città futura, città futura Italia sicura, potremo fare fiumi, torrenti, magari messa in sicurezza, la scheda un po' riassuntiva, che ci mettiamo anche le cose di questi giorni. Queste qui non sono ancora, ci vuole ancora il programma, non è che un po' come mette, quelle finite, quelle piani, quelle in corso, quelle cominciate, quelle finanziate, e questa è una prospettiva. Poi, oggi c'è l'altra di luglio, che viene la vice Consip, giusto? No, il 5 o 12 Consip. No, c'è da chiamare Consip, Costa. Ecco,
anche se dovete accorciare, ragazzi, Boutier, Fincantieri, MSC, va bene. Poi le schede di oggi invece riguardano il Dipartimento di Vigili del Fuoco, il Staccamento di Sarzana, dove è ancora appesa con la cosa del Comune, per esempio. E poi vabbè, un grosso intervento sul sociale, dunque abbiamo rifatto un po' la giri, se volete magari un attimo, con Emiliano ha fatto, Spirante ha fatto, Savona ha fatto, con Emiliano oggi, Senare da sabato, Fossero, Chiusani, Cesio lunedì, Sarzane, Fossa Mastra martedì e Ucraina e Spezia martedì. Prima che non riguarda opere pubbliche. Allora, quindi di là vediamo queste cose qui. Dopodiché informo un attimo su ieri, che mi sembra una cosa importante che diciamo di là. Abbiamo dentro, diciamo, questo finanziamento che viene individuato all'interno del progetto Italia Sicura, che è dedicato alla messa in sicurezza idraulica in tutto il contesto nazionale. C'è un primo stralcio che è stato realizzato con un fondo di rotazione che praticamente è il definanziamento di opere che non sono partite in Italia, è di 700 milioni e di questi 700 milioni sono stati individuati 379 sulla realtà genovese, concentrati sostanzialmente sul terzo lotto del disagno e sullo sformatore del disagno. Decisivi sono stati il fatto che noi abbiamo ovviamente un indicatore molto alto per quanto riguarda il rischio, ma anche perché avevamo i progetti pronti su queste opere. Quindi diciamo che noi andiamo ovviamente avanti rispetto agli altri, poi dentro quei 379 ci sono delle cifre che in alcuni casi sono già, di opere in alcuni casi già partite, per esempio il Caravagna oppure la Lentella. C'è un completamento di esatto. Non è esattissimo, la diamo qua la tabella comunque. Non so, io ce l'ho, se volete la spartiamo. Sì. L'abbiamo. La somma è giusta, diciamo, la ripartizione tra le colonne qualche volta è un pochino imprecisa, ma è come è. Sì. E poi abbiamo posto a loro l'attenzione su altre questioni che devono essere affrontate entro il 4 dicembre, perché noi entro il 4 dicembre, lo dico soprattutto alla Gabriella, dobbiamo preparare delle schede indicando le priorità su altre opere infrastrutturali che riteniamo importanti, e io pensavo, tra le altre, poi faremo una ricognizione più precisa, però senz'altro di introdurre il tema di Albenga, perché che è un progetto molto, molto articolato, più o meno costa 60 milioni, ma possiamo estrapolarne una parte, diciamo, più essenziale, 10 milioni di euro. Poi abbiamo da dare una risposta a Cogorno, a Carasco, a Santa Margherita e a Rapallo, che sono... No, abbiamo detto Chiavari, ma anche Opinaro. Sì, Chiavari. E Chiavari ha molto successo. Poi eventualmente da affrontare il tema del Rio Vernaccia, perché quello che è stato fatto finora, quello di Scura. Perché quello che è stato fatto finora è tutto legato, diciamo, a quegli interventi in Africa, che però sono marginali rispetto, no, al fabbisogno in generale che era venuto fuori anche nel corso di quella riunione. Quindi questo è un altro tema. Poi ovviamente ce ne sono altri, compreso il fatto che il Magra, dobbiamo dare altre risposte, quindi non è che... Sì, noi abbiamo avuto molta, non dico fortuna, diciamo, molto vantaggio sugli altri, perché avevamo un sacco di progetti, diciamo, cantierabili pronti, e perché, diciamo, le mappe di rischio si mettono, diciamo, in avanti, insomma. Adesso da qui al quarto si scatenerà l'inferno. Noi abbiamo preso, a seconda di come lo calcoli, un terzo o metà o un terzo dei soldi, che sono delle somme che fanno 700, sono che fanno un miliardo e qualcosa. Allora, quelli lì adesso li devono assegnare con un accordo di programma, quindi bisogna starci molto dietro per vedere se riusciamo a concludere con noi. Insomma, tra l'altro c'è un'ipotesi abbastanza consolidata, diciamo,
io invio del voto, l'invio che ha diversa scadenza del voto, sarebbe il 10 giugno. Il 10 maggio, ti dice così. Si va dal 15 marzo al 10 di maggio. Cioè o anticipi, diciamo, i comuni o posticipi le regioni. Insomma, questo è in sostanza. Se prevale la seconda ipotesi, si voterebbe il 10 di maggio, quindi noi lavoreremo più sostanzialmente fino alla fine di marzo, 26 di marzo, come consiglio. Cioè ogni amministrazione fino al 26 di marzo, quindi avremmo ancora 4 mesi fino a oggi, sarebbe ancora abbastanza lungo. Vabbè, poi l'ordinanza, vabbè, questo è ieri, l'ordinanza ottobre è operativa, è già giusto. Abbiamo già aperto la contabilità, ancora no. Adesso è aperto la contabilità. Mettiamo 12.580, mettiamo 10 milioni di investimenti in conto capitale di questo tipo, aumentando l'indebitamento possibile fino al massimo. È evidente che l'ordinanza, tra l'altro, prevede, diciamo, ho detto perché c'è casino generale di oggi, sì, ah scusa, non ho visto che. Quindi mettiamo questi 10 milioni in più, diciamo, nel bilancio, no? Sono il massimo che possiamo aggiungere, sono soldi che non potrebbero comunque andare, diciamo, nella mia famiglia, nel paese, quindi si può fare solo a favore della pubblica amministrazione, e quindi diciamo un secondo pacchettino che mettiamo lì, poi arriverà l'ordinanza seconda. E poi c'è al momento questa promessa, che però penso si attuerà, di sblocco del patto di stabilità, anche se poi non è chiaro, una volta sbloccato il patto, il comune quanti soldi dovrà mettere, sono soldi loro, ma ha chiesto con forza, poi vedere chi ce n'ha. Vedere chi ce n'ha e vedere chi ce ne vuole mettere quanti. Sì. L'ordinanza prevede la possibilità di fare, di togliere la ghiaia, poche parole, anche con compensazione, quindi l'ordinanza deroga, diciamo, per questa fase emergenziale, non è che questa cosa vale per i prossimi 15 anni. Così come l'ordinanza, lo dico per i balneari soprattutto, prevede anche la possibilità di bruciare la legge, un po' di generale di oggi. Naturalmente l'ordinanza si riferisce al 1 di ottobre, ma si dà per scontato che tra 10 e 15 giorni, come la coordinata, sarà uguale identica. Oggi potreste dire un po' chiaramente. Lo dico anche perché c'è Chiesa che interviene e anche, vabbè, ovviamente Melgrati che l'ha fatto. Quindi, diciamo, è corretto dire che non si può fare oggi per i comuni non previste l'ordinanza di ottobre. Però è anche corretto dire che ci aspettiamo l'ordinanza fotocopia, quindi se si può aspettare un attimo, tra 15 e 20 giorni si può fare. I tempi come sono? Perché io ho bisogno dei tempi per i famosi 30 giorni nel modello E per le imprese. L'alluvione è stato 15, no? L'alluvione è stata più giorni. Bisogna che mettiamo l'ultima data, 15. Quanto ho messo l'ultima? Non mettiamo la prima, no? Metteremo una data sola, se mi metti la prima mi accorgo di 20 giorni. Termine. Sì, volevo dire che se vogliamo dare quella paginetta, no, non altro, quella tabella la va a prendere lei, ce l'hai. Dunque, l'annuncia, quella che ti ho dato ieri, la puoi stampare per sì. La conferenza. Però questa cosa qua dei tempi è importante, dobbiamo sapere, perché io devo cominciare a sapere alle imprese, l'ultima di novembre, che tempo. Esatto, ma se l'evento che prendiamo in considerazione va da il giorno X al giorno Y, no? È ragionevole pensare che in 30 giorni parte dal giorno Y, no? Sì, io sono preoccupata che la relazione da dare per il fondo di solidarietà l'ultima data da inviare a Roma è il 10 di dicembre. Ma quello che non danno pubblici, eh? Fondo di solidarietà sono danni pubblici, lui poi tutt'altro.
so, però nella richiesta del fondo di solidarietà, quello che ci danno, diciamo così, i contributi energetici sono quelli che danno tutti, ma per fare il danno corso dentro ci dobbiamo mettere tutto, no? Allora, perché... Entro il 10 dicembre? Sì. È impossibile, questi piani si fino al 15. Però l'altra, diamoci il principio che usiamo l'ultimo giorno delle catastrofi. Sì, beh, daremo una quantificazione, non sì. so, proprio la Camera di Commercio. Questa e cosa... l'altra cosa, quando scrivete le ordinanze, poi tu partite qui in contraddittorio, la parte che riguarda le imprese coinvolgete al massimo, sì. perché ci deve essere coerenza fra l'ordinanza e cosa abbiamo fatto noi, ad esempio, quei fondi no. Non ci sono imprese. Nella prima, chiarito, anche okay. Invece stiamo dialogando con la protezione civile, con la presidenza del Consiglio e col Parlamento su una modifica normativa che tenta di trasferire residui la vecchia ordinanza a questa. Quella è una cosa che riguarda anche voi, non è lo usato. Al momento sono imprese che non sono... Allora, la procedura ordinanza funziona così, che c'è una fase che ha solo sul pubblico e poi solamente una seconda fase può arrivare al privato, ma su 20 e passa emergenze non si è arrivati mai alla fase 2. E non so se ci si arriverà in questo caso. Se dovessi dire il tempo di fare. Dopodiché c'è tuttavia la possibilità che il Parlamento, se mai volesse, su un caso speciale come quello Ligure, cioè la legge Ligure, allochi risorse. Naturalmente l'esito positivissimo di ieri... Non niente, è riflessione mia. L'esito molto positivo di ieri, diciamo, fa sì che, come dire, anche più difficile, no? Al momento noi abbiamo i 12 e mezzo somme urgenza, poi abbiamo una seconda botta di somme urgenza che deriva da quello che daremo, che sarà X, poi abbiamo 10 milioni di fondi regionali con capitale per investimenti abbastanza massicci, non proprio per la pulizia delle strade, capitale vero, però secondo me è tanto di mezzo. Poi abbiamo, potremmo avere il fondo di solidarietà europeo e poi potremmo avere, diciamo, dei soldi che i comuni mettono o perché ce li hanno come genero di comune o perché, diciamo, svincolano forte di parte a favore interno. Poi abbiamo i 50 milioni per le imprese, che originariamente da pensato per Genova. Adesso non mi conto l'imbarazzo, e poi cercheremo di svincolare un po' di quota simile dell'ordinanza del 2010, che era particolarmente complicata, perché una roba da allora sia per le imprese che per la famiglia, con la possibilità che per una cifra individuata al momento di circa 8 milioni, mi piacerebbe anche non indicare se mai fosse possibile andare no, lasciando come le possibilità più ampie, vediamo, che possa essere trasferita quest'anno, poi io vorrei almeno su quegli 8 la flessibilità totale da famiglia e impresa. Cioè il tema famiglia. Appunto. Sì. Ecco, quel testo lì che circola nelle aule parlamentari, ma che era la potenza di stare con noi, invece l'ho fatto vedere. E riguarda, dopodiché c'è sostanzialmente il tema, somme urgenti che sono molto di più di quello che abbiamo. Poi c'è un tema, diciamo, chiamiamolo così, commercianti chiave, per semplificare la cosa, commercianti seconda botta, no? La prima botta c'era molto oggi, eccetera, ma erano tutti fuori attorno. E poi c'è il tema famiglia che in questo momento è coperto con risorse veramente scarse. Sì, io sulle imprese farò un lavoro rigorosissimo sui fondi europei, in modo particolare, credo che dobbiamo essere chiari,
un lavoro di grande rigore sull'asse 3, sull'asse 4, dove abbiamo già preoccupazioni sulla capacità di poter spendere i soldi da parte dei comuni interessati. Su questo metteremo in campo un meccanismo di forte rigore, dove ci vuole delle garanzie che la spesa la facciano effettivamente, altrimenti dovranno essere risorse che togliamo e le gettiamo in questa partita. Qua si confida troppo su una partita che occorre invece che ci sia chiarezza su eventuali proroghe dei fondi europei. Proroghe ad però proroghe ad territorium non ne daranno. O c'è il sistema nazionale, anche per l'alluvione. No, o c'è, è stata tentata diversi anni fa una proroga in Liguria per un evento alluvionale, l'Europa ci rise in faccia. O c'è una proroga che il governo chiede sulla scadenza 31 dicembre 2015 complessiva, ma mi sembra che mentre andiamo in Europa a dare le elezioni, guai a noi se ci presentiamo in Europa a chiedere delle proroghe. Se volete fare un tentativo, se siete sicuri che non, oppure facciamolo, facciamoci dire di no se non è possibile, ma no, non facciamo di sì naturalmente. Però poi a Genova io è poco che vengo a Genova, ma quindi se li tengo lì fermi non le do alle imprese, e oggi l'emergenza è dargli alle imprese per evitare che poi qualche comune a giugno ci dica ma non ce la faccio a spenderli, e allora siamo becchi e bastonati, come diciamo invece, e non mi viene bene più che così, ma non è il mio dialetto, chiedo scusa, non è il mio dialetto, ma mi avete insegnato voi. Ma in inglese, io in inglese lo diremo, pure di non essere capito qua dentro. C'è una maglietta, diciamo, di quelle che hanno fatto per Sush and to shore is impossible. Quindi l'idea è che insomma sulle imprese mi devo arrangiare. No. Cioè, io ho parlato, abbiamo parlato con tutto il mondo, no? Io non la do per persa la partita, diciamo. Certo, la disponibilità è 379 milioni, di cui quasi tutti nuovi, perché è vero che con la colonna c'è finito anche, per esempio, Chiaravagna, che sono stati nuovi un po' vecchi. Chiaravagna devo vedere con Pippo con la questione della piaggia. Cioè, adesso ieri quando l'hanno detto nessuno ha detto boh, però c'è stata abbastanza elegantemente, però è stato notare. No, ma voglio dire, quella di ieri in Parlamento non c'entra niente. No, non ho mai fatto. Poi però siamo ancora in contatto con tutti e vediamo. Però il messaggio che io ieri ho dato a Chiavari, che vorrei dare un po' dappertutto, è che saremo in forte difficoltà, ma non metteremo a un certo punto il cartello che dice i soldi sono finiti. E quindi dentro tutti e dentro... Dovessi dire la parete più difficile è quella dei privati. Dei privati famiglie. No, dei privati in Parlamento. Non lo so, tenete presente che pur avendo avuto guai grossi noi, anche insomma, complessivamente l'interesse sul battaglino. E poi abbiamo, insomma, cioè, la Sardegna è com'era. Però l'altra mattina, che a volte noi non valorizziamo mai il lavoro che facciamo, c'è stata una trasmissione in diretta, io non potevo andare, è andata la dottoressa Drago su Rai 1, e c'erano collegati dei sindaci sardi. Quando hanno sentito cosa sta facendo la regione Liguria per le imprese della Liguria, c'è stata la sollevazione dei sindaci sardi, perché dicono ma la regione neanche un euro ci cacciò all'epoca della... E l'altro giorno io ero in trasmissione con una famiglia sarda che ha perso casa e dice qui nessuno c'è da parte del comune. Quanto vale il comune? 800 euro. Ha perso casa,
che sarà il contributo di ovviamente. Comunque adesso abbiamo due passaggi, maxi emendamento Camera e maxi emendamento Senato. Diciamo che la struttura di missione Italia Sicura con noi si è comportata in modo fantastico. Naturalmente ci sta anche che avendo preso tanto di là, come dire, d'altronde insomma, terzo lotto del bisogno, esformatore generale, con un po' gli annessi connessi che avrai e quant'altro, insomma. È vero che adesso bisogna fare quel programma, che lo posso mangiare, no? Cioè, ha annunciato una conferenza tra Palazzo Chigi, Del Rio, Galletti e Neagni, si chiama Parino, Nardegna, cioè Anci, Sede, Regioni. Adesso poi bisogna capire, e poi ci sono tutti i comuni piccoli che non hanno parte, che non sono contrari. Però... mi posso permettere, non la farei, diciamo, venire fuori ora questa nostra sensazione, perché è vero, verissimo che ieri ci hanno tanto, eccetera, però noi abbiamo ancora degli argomenti validi per poterci spendere un provvedimento. No, io penso che avendo avuto il patto, avendo avuto il patto, avendo un'apertura su trasferimento di residui, avendo credo la disponibilità di aumentare il fondo di Gabrielli e quindi potendo avere magari un secondo evento, secondo lotto di assegnazione di somma urgenza, magari anche un pochino più robusto, visto che l'estensione stavolta è peggio di quella di ottobre. Quella di ottobre è gravissimo. Meno imprese ma più territori. Questa volta il territorio era più imprese e più territori, questa volta era molto. Se riuscissimo a trovare tra famiglie, imprese e opere pubbliche ancora un centinaio da Roma, ce la mandiamo. Se no è... Però attenzione in particolare adesso sulle famiglie. Preso in qualche maniera un po' di risposta. Ma infatti, ora ci avete detto, avete dato, questo è un segnale importante, gli va riconosciuto anche per allentare un po' il clima, però poi andiamo più insieme. Abbiamo due passaggi, maxi emendamento Camera e maxi emendamento Senato. Al momento mi pare che il maxi emendamento Camera possa entrare il trasferimento di residui di vecchia ordinanza al nuovo. Io poi lì sarei dell'opinione che si può trasferire anche più di 8, però. E se dicessimo in quell'emendamento lì che con atto, con decreto ministeriale, con atto amministrativo, in futuro si possono eventualmente, come dire, trasferire ulteriori risorse quantificate che si rendessero disponibili. C'è la norma di legge. Eh? C'è la norma di legge. Sì. Allora, prima che tutte le scarpe, prima del 2002, c'è una norma che permette allora perché la mettiamo lì? Insomma, se ancora nel 2010 ne fossero, se ne liberassero ancora. No, ma io non parlo di quello, parlo di altro, cioè secondo me si impantano dopo la partita, conoscete meglio di me quella. Complessità di famiglie e imprese, sì, ma abbiamo individuato 8, secondo me ne decideranno ancora. Punto. Finiscono lì? Ci vorrebbe essere qualcosa di meglio. Va bene, allora basta. Ma i conti li abbiamo fatti bene. Basta. Però no, no, no. Vabbè, dai. Adesso tu quando cominci? L'ultima data che hai stabilito è il 26.
26 scade il bando. State già esaminando. Sta facendo Camera di Commercio tutta quell'attività lì. Abbiamo... Al momento la cifra che viene fuori di quello che si fa. La cifra a ieri sera era per i danni sotto i 40.000 sono 1.822 modelli E per un importo complessivo di 32 milioni. Quelle sopra i 40.000 sono 318 per un importo complessivo di 86, il totale circa 120. Crescerà mai di poco. Lì c'è il fatto che sono imprese che hanno presentato il modello E e non hanno ancora presentato la partecipazione al bando e ci sono imprese che hanno presentato la partecipazione al bando e non hanno presentato il modello E. Non avete idea di quanto sia, diciamo, il numero di imprese cooperative che qualche modo la situazione? No, quello saprà soltanto alla fine. I tempi nostri sono che il 5 portiamo l'altro bando per i danni sopra i 40.000 e poi dopo le feste, dopo attorno al 10-15 gennaio, i bandi per l'alluvione di novembre. Però non sai ancora come finanziare. Vedremo, qualcosa ci inventiamo. Diamo un segnale un po' di speranza. Cosa fai per sinceramente? Tieni un po' più basso quello che pensavi di mettere qui. Vediamo. Secchi. Ci stupiremo con effetti speciali. Va bene, abbiamo finito. Ci sono altre cose. Saremmo anche giusto. Dunque, tu hai poco tempo, Lella, adesso dicevi, di là. No. Sì, no, io non ce l'ho. No, nel senso che se facciamo le cose un po' meno attese, rimangono un po' tutte, se no stanno un po' tutte. Va bene, alle 2 posso andare? Alle 2 abbiamo finito. Senti, io volevo, poi con l'alluvione ci sono state tutte ovviamente delle altre priorità, ma mi era rimasto in sospeso quella riunione che dovevamo fare per capire la questione del fondo FIS, perché abbiamo tutti i giorni solleciti alle imprese che giocano a pagare le spese. Abbiamo... Bisogna che facciate l'ennesima riunione di là. Vabbè, finiamo la giunta e fate una riunione. Questo è un altro emendamento. Facciamo una riunione e facciamo il punto. Dunque, scusa, la delibera tua lei è arrivata? È arrivata. Quella su IVA di settembre? Sì. Cosa fa? A posto? No, c'è ancora questo. Ah, un'altra. Sì, degli emendamenti, però questa volta al collegato. Alla finanziaria. Emendamenti al DDL 163 disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015. Ecco. Emendamenti sono? Quali sono? Alla finanziaria, la dottoressa Morice. Gli emendamenti chiedeva l'assessore alla finanziaria. Abbiamo un auto. Sono emendamenti che riguardano l'autotutela. L'autotutela sulla tributaria. Abbiamo l'articolo 4 bis che modifica il sistema informativo regionale integrato. Sì, è tutta la modifica della 42, scusate, a seguito della modifica della trasformazione di data SIA. Abbiamo poi una modifica in materia di demanio e patrimonio e questa è sulla SUAR, questioni molto tecniche. La norma sulla qualità della regolazione e della semplificazione amministrativa, questo abrogano norme o articoli o commi. Poi abbiamo norme in materia di ambiti ottimali per le funzioni del servizio idrico integrato, c'è una modifica, disposizioni in materia di partecipazione in società, prego, Baiolo. Grazie. Facciamo partire le province sugli ambiti territoriali. Ah, perfetto. Sì, per fare la lunga. Sì,
è una modifica, è una partenza, è una norma transitoria praticamente. Perfetto. E poi l'articolo 5 bis, centralizzazione degli acquisti a stazioni uniche appaltanti. Qui abbiamo delle misure transitorie sul territorio per problemi di rischio idrogeologico. Questi sono tutti emendamenti che sono arrivati dai vostri dipartimenti. Questa parte qui l'hai vista bene, questa idrogeologica? No. Questa qui, e poi c'è quella lì, c'è quella della cosa del mare.